Domani pomeriggio 24 settembre, nella zona del Monte di Montecchio, verrà effettuato un sopralluogo da un team di speleologi nel punto in cui è stato ritrovato nei giorni scorsi un bunker tedesco risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Una scoperta notevole collocata in quella che fu la linea gotica e che fa riemergere una fetta importante della storicità di questo territorio. È una storia antica, insomma, di, di, di questi bunker che non erano mai stati ritracciati, però... A Montecchio dove i tedeschi hanno diciamo ucciso tante, tante persone nella storia che si racconta è che uno di Montecchio poi uccise questo tedesco che eh, con la mitragliatrice da uno dei bunker non si sa quello va accertato se era quello da altri bunker eh, che avevano contribuito a fare questa strage di circa di centinaia di morti lì al cimitero degli inglesi e dei canadesi alla Montecchio, insomma, ecco. Un ritrovamento che è stato portato a termine dalla curiosità di un fotografo della zona, Bruno Olivi, ed Antonella Terenzi, presidente dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci della sezione di Montelabbate. Erano andati a verificare dove c'era per la verità ogni tanto anche una specie di, eh, di, 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 di calo dell'asfalto della, dell nella strada comunale, perché proprio sotto la strada comunale che va su al Monte di Montecchio, e c'era un po' di curiosità anche degli uffici nostri, insomma, ma soprattutto ecco, di, della Antonella Terenzi e del fotografo che si sono curiositi, sono andati a vedere, hanno visto che c'era questa... Specie di, 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 di ripostiglio, di nascondiglio, co tutto coperto da rovi. Adesso si tratta di vedere e eh, di fare delle cose che servono per eh, riportarlo alle, alle, alle origini, insomma, e capire esattamente la dimensione anche della struttura.